Pronto? Ok, va bene. Buonasera. Scusate innanzitutto del leggero ritardo nell'inizio di questa cerimonia, più che una manifestazione. E siamo qui, penso, interpretando un po' quel pensiero di ognuno di voi, perché abbiamo una grande passione per lo scoglio del Vervece, una grande passione per la Madonnina Sommersa. Una storia recente, oggi celebriamo la 44esima edizione. Quindi dicevo, siamo tutti motivati e soprattutto speriamo che domani possiamo avere la possibilità di assistere alla messa nello specchio d'acqua antistante lo scoglio o sullo scoglio per coloro che riescono ad sbarcare sempre nei limiti della sicurezza e quindi, ripeto, la vostra presenza è una presenza che ci dà soprattutto forza di continuare, la determinazione di cercare di fare sempre meglio. Io devo ringraziare meno di un mese che sono il nuovo presidente della Fondazione Vervece, devo ringraziare il sindaco e quanti hanno voluto darmi questo compito difficile ma soprattutto bello. Soprattutto per un massese, io sono, rivendico la mia appartenenza, rivendico il mio essere, tra virgolette, uomo di mare e soprattutto devoto alla statua della Madonna, anche perché sono stato organizzatore per oltre un trentennio. Non vi trattengo più, perché molto meglio di me il sindaco illustrerà un po' le fasi salienti di questa manifestazione, la storia. Io mi limito solamente a ringraziare il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, il direttore marittimo di Castellammare di Stabia, il comandante Cassone, che è venuto per dare la sua presenza molto significativa a questa manifestazione e che ritirerà il premio Vervece. Il premio Vervece è un premio quinquennale che va dato, assegnato a chi si è contraddistinto particolarmente per la salvaguardia della vita umana in mare. Noi abbiamo deciso un mese fa, subito dopo il mio insediamento, di assegnare questo premio agli uomini e più che agli uomini alla famosa nave Diciotti e Dattilo. Sono entrambe navi della Capitaneria di Porto che nel quotidiano sono impegnate per la salvaguardia della vita umana in mare, ma soprattutto per salvare disperati che per motivi vari, senza entrare in nessuna, la politica non fa parte del nostro essere fondazione, ma che per motivi vari sono scappati dalla loro patria. Il premio va alle due unità e mi piace anche dire due unità della Capitaneria di Porto che sono state costruite nel porto di Castellammare di Stabia. Noi tutti siamo innamorati dei cantieri di Stabia. L'Amerigo Vespucci è il simbolo della marineria italiana nel mondo, ma è il simbolo dei costruttori stabiesi, dei lavoratori del sud.
Io quindi ringrazio il comandante, ringrazio la dirigente del liceo artistico musicale Francesco Grandi di Sorrento, che ha permesso la presenza di alcuni qualificati suoi docenti, il professor Domenico Guastafirdo, che ci farà dopo ascoltare i suoi ragazzi all'opera, Rosario Di Nota, un amico della penisola, un narratore di fatti, storie antiche, che ha composto una poesia dedicata al Verbece, ma più che ha composto, ha riportato anche storie e leggende del Verbece, perché la storia recente del Verbece inizia nel 1974 con il record di Maiorca e il 75 con la voce della Madonnina, però sono tante le leggende del Verbece. Penso di aver ringraziato tutti, non mi fate ringraziare. Poi per quanto riguarda i presenti, un ringraziamento lo devo fare ad Antonino Miccio, il direttore dell'area marina protetta, che è sempre presente, ma anche quando è assente è presente nel aiutarci a superare ogni tipo di problema, ed è un altro che ha la passione per il mare, ha la passione per i Verbeci. Ringrazio Tony Maresca, che è un sommozzatore della Guardia di Finanza, che è venuto con me l'anno scorso e quest'anno a pulire la statua della Madonna, e che sarà uno dei tanti che si immergeranno per la deposizione della corona. Sindaco. Buonasera a tutti. Come al solito, io ho detto l'anno scorso, al premio Verbece dell'anno scorso, o meglio, quello era un premio giornalistico, non certo della importanza di quello di questa sera, che io devo intervenire prima di Gaetano Milone, perché se Gaetano Milone si mette a dire tutto quello che io ho scritto e poi io devo ripetere quello che è stato scritto, diventa una cosa che fa ridere chi ci ascolta. Lui è partito dicendo che non avrebbe detto tanto e avrebbe passato la parola al sindaco, come al solito è venuto meno a quello che era il suo proposito, perché lui si lascia trasportare come al solito, perché il suo amore per il Verbece, per la Madonnina, per Massa Lubrense è veramente intenso, quindi anche se a malincuore lo scuso di questa cosa, però sinceramente non è che mi fa proprio piacere. Allora, io impongo da questo momento in poi che tutti gli anni tu non aprirai bocca fino a che io non avrò letto tutto quello che mi ero scritto. Diciamo che qualche però passaggio che forse quantomeno sei riuscito a non dire in quello che era da me scritto lo aggiungo, e diciamo che da quest'anno questa fondazione è come se rinascesse un po'. Gli si è data una validità giuridica in un'assemblea alla presenza di un notaio, e chiaramente grazie alla presidente del Proloco Anna Teresa Pappalardo, al presidente del Circolo Nautico Marina della Lubra notaio Giancarlo Iaccarino e al presidente dell'area marina protetta Michele Giustiniani. In quella sede è stato eletto presidente della Fondazione Gaetano Milone. Diciamo che è una scelta più che doverosa, naturale, perché Gaetano è stato, diciamo, dal 1974 insieme al dottor Marantola l'artefice e l'ideatore di questa manifestazione, prima con la posa della statua della Madonnina a 12 metri sotto allo scoglio del Verbece, e poi continuando negli anni ad organizzare questa meravigliosa manifestazione. Manifestazione che, diciamo, siamo anche gemellati con Ercolano, perché poi la prossima settimana, diciamo,
una manifestazione simile si svolge ad Ercolano e quindi saremo noi ad andare da loro per questa giornata. Penso e mi sembra di aver capito che a questo, diciamo, gemellaggio che abbiamo con Ercolano si aggiungeranno Procida e Monte di Procida, che tu non hai detto, perciò lo dico, non stava neanche scritto questo, quindi mi è venuto, meno male, mi è rimasto pure qualcosa da dire che non era scritto e che tu non avevi detto. Quindi lo scoglio, la Madonnina, questa manifestazione si arricchisce ancora di più con la presenza di questi altri due comuni che come noi stanno sul mare e che come noi hanno dovuto purtroppo subire vittime del mare. Un passaggio per quello che è, diciamo, questo premio che si dà quest'anno a queste due importantissime navi, dobbiamo dire che è avvenuta in un'epoca non sospetta, è avvenuta pochi giorni dopo l'insediamento del Presidente, al quale è venuta insieme a qualcun altro la brillante idea di voler premiare queste due, non le vorrei chiamare navi, ma vorrei dire queste istituzioni del mare. Quindi lungi da noi entrare in un discorso di carattere politico o quant'altro, insomma, gli avvenimenti ultimi, diciamo, degli ultimi giorni o ultime settimane non c'entrano nulla con quello che era stato il nostro pensiero qualche mese fa. Quindi, ma questo non per volersi giustificare o per voler prendere distanze da qualcuno o da qualcosa, ma solo per dire che avevamo pensato a questo perché ritenevamo e riteniamo che queste due istituzioni marine, non voglio dire navi, hanno fatto di tutto e di più per la salvaguardia della vita umana in mare. Quindi penso che premio migliore non si poteva dare a nessuno, quantomeno per quello che veramente hanno fatto. Il Presidente ha detto che è felice di consegnare questo premio poi al comandante di Castellammare, che è stato delegato dal comandante generale della Capitaneria di Porto, l'ammiraglio Vettorino, che abbiamo avuto l'onore di avere fra noi un paio di mesi fa con una visita al nostro parco, alla nostra meravigliosa costa. Veramente sono delle soddisfazioni che nel momento in cui si fa il sindaco e bisogna combattere tutti i giorni con una serie di cose, poi però c'è la nota lieta di avere la possibilità di avere queste gratificazioni, perché io ritengo che queste siano gratificazioni per un paese. Quindi un grazie a lui e un grazie al comandante Cassone, che tra pochi giorni assumerà un altro prestigioso incarico. In questi anni ho potuto apprezzare nel comandante Cassone, oltre che le grandi doti professionali, e questo lo devo leggere perché me lo sono scritto con l'intento che era questo, e quindi lo devo dire per com'è. Anche ai meriti operativi, solo per citarne uno, la salvaguardia del mare, in particolare nella lotta instancabile ai datterai che depredano le nostre coste. Le grandi doti di uomo che svolge il suo compito, mi permetta, comandante, non da burocrate ma da uomo di mare. Quindi veramente grazie. È per me un onore aver lei si è insediato due mesi dopo di me.
Quindi io ho partecipato al suo insediamento, ne sono stato felice. Sono meno felice di dover presenziare a quando lei andrà via venerdì prossimo, però lei è gratificato da questo nuovo incarico, perché assume un incarico molto più importante di quello che è oggi, e quindi io di questo se ne sono veramente felice. Ringrazio anche il comandante della Locamare, che in questi anni in cui lui rimane ancora un po', ma rimane, ho avuto modo di apprezzarne veramente anche di lui una serie di qualità e di disponibilità in qualsiasi momento se ne è avuto bisogno. Quindi abbiamo forse, non dico giornaliermente, ma quasi, specialmente poi nei periodi estivi, un contatto quasi giornaliero, e in tutto questo chiaramente c'è stata veramente la disponibilità e innanzitutto la competenza per come risolvere una serie di problemi. Quindi ringrazio loro, ringrazio la Presidente della Proloco, Michele Giustiniani, Antonino Miccio come Parco Marino, e il Circolo Nautico nella persona del notaio Giancarlo Iaccarino, e permettetemi anche la nostra struttura comunale con la dottoressa Palumbo, che viene messa a dura prova sia nel lavoro sia nella pazienza di sopportarci come sindaco, come assessori e come quant'altro, per tutto quello che lei deve fare per il nostro paese. Un grazie va anche al a Prisco dell'ufficio manutenzione e al nostro comando vigili, che in tutte le occasioni è sempre disponibile a dare il proprio contributo e a far sì che tutte queste manifestazioni vadano bene. Quindi io non vi dico altro, che non c'è altro da dire. Vi ringrazio della presenza e ringrazio il Presidente, che speriamo insomma l'anno prossimo non dica nulla. Noi passiamo immediatamente alla consegna del premio, poi dopo ci sarà un intermezzo musicale, e la poesia letta di nota, e poi di nuovo un altro intermezzo musicale. Con l'occasione è arrivata anche la dirigente, saluto e ringrazio la dirigente Daniela Denaro, che è intervenuta, ed è molto significativa la sua presenza in questa sede, anche come nuova dirigente di un liceo artistico musicale, di una scuola che deve riguadagnare consensi e iscrizioni. Lo sappiamo tutti, e dobbiamo tutti dare una mano, perché la scuola è fondamentale nella nostra realtà socio-turistico-commerciale. Allora, Sindaco, lei consegna il premio al Comandante Cassone. Insieme al premio anche la Madonnina, perché noi, comandante, ci teniamo che la Madonnina navighi in buone mani. Sulla plancia del 18 e del Dattero, ecco, grazie. Allora, noi diciamo che c'è una piccola dicitura, che è questa: premio Madonnina del Vervece a nave Dattilo per l'instancabile e professionale opera di salvaguardia della vita umana in mare. Quindi veramente con grosso piacere. Grazie, grazie per il comandante, grazie. Sono gemelle e quindi con la stessa dicitura la consegniamo al
comandante Spinelli, che io ringrazio personalmente, non siamo qui a farci complimenti inutili, soprattutto per l'equilibrio nel comandare una zona di mare. Noi abbiamo 20 km di costa, Massa Lubrense è un poco il terminale della penisola sorrentina, ma è la città, il paese con più costa, con più mare, e quindi dobbiamo dare atto al comandante Spinelli di tenere saldamente in mano l'ordine e, diciamo, con pochissime forze a disposizione. Passo un attimo la parola al comandante Cassone. Allora, grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Sono da un po', sono arrivato un po' prima perché vabbè, c'è stato un disguido, quindi non sono sicuro che sono arrivato in ritardo, anzi sono arrivato molto prima, quindi ho avuto anche l'opportunità di vedere un bellissimo tramonto e per apprezzare ancora di più questa meravigliosa terra. Io ringrazio il presidente Milone perché a nome naturalmente del comandante generale, l'ammiraglio Pettorino, che vi testimonia cosa, ti dico una cosa, vabbè, ci diamo del tu, io e il sindaco, perché questo lui diceva che si è insediato due mesi dopo di me. Però, al contrario, io mi sono insediato 2 mesi dopo di te. Mi ricordo però che una settimana dopo dal mio insediamento il sindaco di Massa Lubrense era già seduto nel mio ufficio, perché c'era, diciamo, la fase acuta della problematica marina della Lubra. E quello che è stato, diciamo, subito che c'è stata questa comunione di intenti, nel senso che ok, siamo passati da signor sindaco a comandante a Lorenzo e Guglielmo e cerchiamo di risolvere il problema. E il problema non era di quelli semplici, perché io soltanto per capirlo ci ho messo un po' di tempo, nonostante che il comandante Spinelli me l'avesse spiegato. Quindi comunque, indipendentemente da quella che è stata la risoluzione, che poi può essere apprezzata o meno, da testimoniare appunto che quel buon senso, quella voglia andare oltre quello che è la burocrazia, impiegando tempi tecnici, non burocratici, per risolvere le problematiche, è stata una comunione di intenti tra me e il sindaco di Massa Lubrense. E dicevo, quando abbiamo saputo che il comandante generale voleva visitare gli uffici dipendenti del compartimento marittimo di Castellammare, mi era stato comunicato che appunto in una giornata, tra l'altro di sabato, voleva visitare gli uffici che andavano da Vico Equense, Piano, Meta, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense di sabato. Io feci capire che non era il caso di stiamo parlando di fine luglio, quindi potete immaginare un sabato di fine luglio in penisola di che cosa stiamo parlando, e dissi sinceramente non lo so se ce la facciamo ad arrivare fino a Massa Lubrense, perché effettivamente lì è l'ufficio più lontano e ci potrebbe comportare dei ritardi, via dicendo. Il comandante generale mi ha dato l'ordine perentorio, io devo andare a Massa Lubrense. Questo giusto così per farvi capire qual è stata la volontà di visitare questa terra, di visitare l'area marina protetta, con quella ci ha dato appunto l'opportunità a Torino Miccio, che vabbè, l'ho visto prima, non lo vedo più, ci sta, vabbè, di visitare sia via terra che via mare questa meravigliosa realtà. Tornando a noi, accetto in nome del comandante generale questo premio, perché in una lettera che tra l'altro è stata indirizzata a sua firma al presidente Milone è stato molto apprezzato perché prima di tutto perché è stato spiegato che è stato assegnato in tempi non sospetti. Voi sapete bene che fino alla settimana scorsa nave 18 era la prima notizia di tutti i telegiornali, era la prima pagina di tutti i giornali per quello che appunto si sentiva dire, perché appunto il caso è diventato un caso politico.
il sindaco ha detto che non vuole parlare di politica e lui è un politico, figurate se io che non sono un politico, sono un tecnico, non mi metto a fare discorsi politici. Io voglio dire soltanto che noi siamo pagati per salvare le persone a mare. C'è una convenzione internazionale che è stata ratificata dall'Italia nel 1989, ricordami, la convenzione di Amburgo, che impone, obbliga appunto a lo Stato, c'è stata tutta un'organizzazione, centrale operativa e via dicendo, che chi riceve una richiesta di soccorso ha l'obbligo giuridico di andare e intervenire a salvare delle persone. Il responsabile nazionale di questo obbligo è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in questo frangente è il Ministro Toninelli, per cui il collega, tra l'altro io conosco bene il comandante di nave 18, Massimo Kottmeier, un collega che è molto preparato, non ha fatto altro che obbedire a quelle che sono le disposizioni di legge. E cosa che se non avesse fatto ci sarebbe stata delle conseguenze, perché appunto vi ripeto è un obbligo giuridico. Conseguenze ci sono state, perché non so se ricordate, ma ci sono alcuni colleghi che io conosco molto bene che se lo ricordano, tra l'altro un collega che lavora anche in capitaneria con me, che manco a farlo apposta oggi è il mio vice, che sta in un'altra manifestazione qui a Sant'Agata, che hanno subito delle conseguenze giuridiche, perché in un'analoga situazione qualche anno fa l'allora capo della centrale operativa del comando generale, posso dire anche nome e cognome perché lo conosce, che è stato anche di noi d'accordo, Leopoldo Manna, tra l'altro di origini procidane che conosco bene, è stato rinviato a giudizio perché in un'analoga situazione aveva, non dico detto di no, ma tentennato e aveva appunto, non era stato, secondo quella che è stata appunto la visione della magistratura, convinto di svolgere quello che è l'obbligo giuridico di andare a salvare le persone. C'è stato anche un servizio su Sky, non so, ha fatto uno speciale, quella storia lì anche della comandante, la Katia Pellegrino, tenente di vascello Katia Pellegrino, di una nave della Marina, giusto questo per farvi capire la difficoltà di prendere delle determinate decisioni. Se appunto secondo quelli che sono i dettami della legge, io, per l'amor di Dio, non mi voglio far maestro perché non mi sono trovato, non lo so se mi troverò mai in questa situazione, ma comunque c'è un dettame giuridico, ripeto, che quando viene ricevuta una richiesta di soccorso bisogna andare a soccorrere. Ma questo non è soltanto un dettame giuridico, quello che dicevamo prima è un dettame della legge del mare. Chi appunto, stiamo parlando di un paese che ha nel suo DNA la marittimità, sappiamo bene chi va per mare, abbiamo tanti veramente persone che io stimo, che come diciamo noi in marina scorre l'acqua salata nelle vene qui giù, sapete bene che in casi di necessità vi è la legge della solidarietà del mare. Anche lì, indipendentemente da quello che stai facendo, indipendentemente da che si stai andando per mare per portare merci, per andare a pescare, via dicendo, chi è in difficoltà e te ne accorgi che qualcuno è in difficoltà, devi intervenire. Questo non solo perché te lo dice la legge, ma perché lo dice la solidarietà della legge del mare, degli uomini di mare. Per cui ricevere il premio vuol dire appunto che qualcuno ha capito come funziona e che indipendentemente, ripeto, da quelle che sono le attività, tutte le decisioni politiche che si prenderanno e via dicendo, soltanto appunto per sottolineare la difficoltà che si ha nel fare il nostro mestiere, che è dettata non solo dal pericolo dell'intervento in sé, ma anche appunto da queste ulteriori difficoltà. Giusto così, visto che appunto il sindaco mi ha detto giustamente che io venerdì prossimo lascerò l'incarico di capo del compartimento, volevo ringraziare la vicinanza del sindaco che mi è stata espressa anche con un gradito appunto elogio che mi è stato fatto a nome della cittadinanza, veramente, che io ho bene affisso nel mio ufficio, che porterò via come uno dei più grandi, più bei ricordi.
E appunto porterò via, ricordo che questa, diciamo, questa è la mia ultima manifestazione pubblica, perché da lunedì prossimo avremo quella settimana di affiancamento con il nuovo collega, a cui io poi passerò tra le altre cose appunto la passione e la determinazione dei massesi per quanto riguarda tutte le attività che hanno a che fare con il mare. Quindi grazie sindaco, grazie presidente, e sicuramente poi testimonieremo la consegna del premio prima al comandante generale e poi ai due comandanti delle navi. Grazie ancora. Grazie comandante Cassone. Domenico, ci puoi ascoltare un po' di musica. Sono ragazzi. Di un così grande spessore umano. Prima, parlando con i comandanti, li ringraziavo, anche se il mio piccolo ringraziamento è un granello di sabbia per l'opera che svolgono, perché penso che queste cose sono ancora quelle cose che ci permettono di sentire dolore, di capire che siamo vivi, abbiamo un cuore che pulsa e la vita viene prima di qualsiasi altra cosa. Poi politica e tutto il resto lasceranno nel tempo, ma la vita umana penso che va preservata prima di qualsiasi altra cosa. Noi siamo onorati di essere qui come liceo Grandi. Ti ringrazio per il sostegno che ci stai dando da subito. Noi abbiamo un sogno, che è quello di creare un'orchestra stabile giovanile con la nostra scuola, ma con tutti i ragazzi della penisola, non solo di Sorrento, della penisola. Ringrazio con tutto il cuore la preside Fiorentino, che c'è uscente, con la quale abbiamo iniziato questo percorso, e un ringraziamento ancora più forte alla preside Daniela Denaro, che è qui con noi stasera e che subito ci ha dato carta bianca affinché continuassimo a percorrere questa strada che nell'ultimo anno ci ha regalato veramente tantissime emozioni. Siamo stati iper presenti sul territorio, ma proprio anche fuori dal territorio, a Napoli, abbiamo vinto concorsi baronissi, premio il miglior liceo, abbiamo fatto un sacco di cose. E grazie alla nuova preside, alla preside Daniela Denaro, sicuramente continueremo a fare grandi cose. Questa sera con noi ci sono quattro alunni, quattro allievi, quattro giovani talenti, quattro giovani musicisti. Cominceremo con Edoardo De Martino al clarinetto, accompagnato da Camilla Mancuso al pianoforte, e dopo Roberto Manuel De Vita al flauto, sempre accompagnato da Camilla Mancuso.
glossario di nota si leggerà una sua lirica sul Vervece. Ne abbiamo stampato una copia all'uscita, la distribuiremo. Di fronte all'ombra, proprio in mezzo al mare, la montagnella che chiamano ora vece. Quando ci passa bucando una lampara, in coppa sulle spoglie ci legge tanti preci. E questa preta conta a storie di massa, che è fatto veramente di glorie antiche. Da prima greca, poi romana, passa, l'ubrenza roppa e col sorriente amica. Ci dice appunto che a questo scoglio di Anca, in terra, tra l'altro, arriverà a Marina, con mille cimme manette arravugliate, a tutte le femmine, può tenere avvicina. E tanta che vuol tirare fuori possente, che a questo scoglione ovvero si muovette, proprio però, improvvisamente, i cimme tutte assieme si rompette. E così, a massa, tutte le femmine si trovano o mazze scamazzate, chiste e un motivo, chissà contendere, che a chisti mazze boh, sono schianato. E poi c'è sta una storia più curiosa. E due compagne che erano pittura, Luigio prima e dispettuso, a Carlucilla ci preparà una sola. Approfittando di entrare all'azio di corte, facendo incarcerare un compagnello, in galera di stomma senza sorte, scontai in anni cisti. O poveriello. Ma rende il cancello, Carlo meditaia, facendo punto lo silenzio antico, quando scelta una vennetta preparaia, per ricagnare a questa specie amica. Come se fosse non successo niente, se incammanai con passo risoluto, se ne scennette proprio là, a sorriente, per si incontrare con fava vestuto. Facendo buona faccia a malo yoga, muzzicando sa lingua e non parla. Sto incrociamento durò in un poco e in coppa a varca somma dai a piscare. Carlucilla era provetta marinara e una tropea varetta avvicinata. Con una destrezza e una cazzimma rara, una trezza di firma o facetta fa. Portami in terra, allucavo disgraziato, io te ne prego, voglio ancora campare. E a quest'anno a varca indanulata, coppa ora vince o l'assai a medità. Seconda storica, proprio o giorno appresso, a gran rimorso Carlucilla fu pigliata, ma una sorpresa. In un momento stesso, Luigi, coppa o spoglia, non fu trovata. Questo pittore che pittai Maronna, per tutta la vita si costai stupisa. Ora muore lo mare, i lampi, l'onda, voleva chiusa a Porto Paradiso. A Nucera stava per pittare una quadra, quando sentette a stanchezza lo campano. Chiamata un monaco per se pigliare un viatico, ci confessai sta corpo prima di s'avviare. Ma che mistero! E qua la meraviglia, quando un monaco si avvicinai a Goliette, con la barba longa, un sorriso ai cigli e un rosario rinde in mano stretta. Era Luigi che lo monaco vestuto, che a morte aveva scampato per una grazia. In coppa una barca procitana s'aiuta, avendo senduto a Luc e strilla o strazia. Zitta e cordiale, guardando se contenta, chiedendo ognuno il loro scusa nata. E quando solo luceva più splendente, facette sti due cori, fortunate. Fu così che questi compagnelli se tenettero abbracciato per i sorrisi. All'anima spuntai nei due cieli e se ne sa chiede, a parto paradiso.
una storia antica ci conta questo verbice, che è fatta di uomo, nasale e dignità. E quando tu ci leggi che l'imprece, capisci la vita che può significare. Mo' il santuario eterno, benvuto, che all'uomo ci venne a priare. Una statuella fa guardiana muta, producendo un funno mare, sto campà. Chist è nuvuto che abbraccia tutto quanto, a terra massa fino alla campanella. Questa è devozione che non passa, è storia nostra, questa marunella. Grazie. Grazie. Rosario, grazie. Grazie perché la tua lirica ci ricorda, ci riporta un po' al passato. Io prima ho parlato di una leggenda recente del Verbice, quella subito dopo il record di Maiorca e la collocazione della Madonna a 12 metri di profondità. La prosa, la poesia letta e composta da Rosario parla di un'altra storia, di vecchie storie del Verbice, di storie belle, altrettante belle, ma anche perché storicamente il Verbice è conosciuto fin dall'antichità, difatti il Vervex, perché di fronte a Capri, che dovrebbe essere il caprone, questa è un po' la... Allora, io prima di innanzitutto saluto il vice sindaco, l'avvocato Giovanna Staiano, che è venuto, ha dovuto partecipare all'altra manifestazione che si è tenuta a Sant'Agata. Purtroppo è arrivata in ritardo. Anche ottima la manifestazione di Sant'Agata, comandante Cassone, perché comunque quando si celebra il mare, le vittime del mare, qualcosa che ci avvicina, noi sentiamo particolarmente, anche perché la nostra è una terra di mare e i nostri uomini hanno sempre, e in tempo di guerra e in tempo diciamo di pace, navigato nei mari di tutto il mondo portando alta la bandiera di Massaro Prenze dell'intera penisola sorrentina. Domenico, ringrazio anche l'assessore Sonia Bernardo e tutta l'amministrazione, Teresa Lapparardo, quanti sono stati particolarmente vicino a questa iniziativa, un'iniziativa che noi proponiamo, ci riproponiamo e riproponiamo l'anno prossimo in crescita anche con altre manifestazioni che avvicinano. A questo punto volevo ringraziare anche i Rotari di Sorrento che si sono impegnati a tenere un ciclo di conferenze, di lezioni nelle scuole di Massaro Brenza, il comprensorio della penisola sorrentina. Se il maestro Guastafiero si avvicina e chiama tutti i propri allievi, perché vogliamo consegnargli una medaglina della Madonna del Verbice, in modo che è quasi un passaggio di testimone alle nuove generazioni per dare continuità a questo nostro innamoramento a questa nostra fede religiosa. Edoardo De Martino.
Brava. Prima della conclusione, un brevissimo saluto da parte del vice sindaco. Buonasera a tutti, non voglio aggiungere altro perché i ragazzi ci hanno lasciato una suggestione bellissima, forse ne approfitto, sicuramente l'avrà fatto anche il sindaco, però per congratularmi veramente e per ringraziarvi per essere qui questa sera. Congratulazioni al maestro, perché a dire la verità un certo punto mi sono in dubbio, ma è un liceo artistico o un conservatorio, perché sono bravissimi, veramente sono bravi. E quando poi si riesce a tirare fuori questo talento di questi ragazzi c'è sempre un bravo maestro, quindi complimenti, bravi maestri. Oggi ci sono via in rappresentanza, ma siamo siete una bella squadra. Complimenti veramente, e complimenti alla preside, esatto. Perché so che avere una, non me ne intendo molto, però so che avere una sezione musicale non è una cosa semplice, so che tanti sono in lista per poter avere questo riconoscimento, e quindi congratulazioni per il buon lavoro fatto. È veramente stato un momento di grande suggestione, come diceva il presidente della fondazione, affidiamo la Madonnina a buone mani, anche perché i premi di questa sera ci confermano che le nuove generazioni ci possono aiutare tanto per il futuro, come diceva anche lei maestro, una manifestazione di spessore umano. La musica è un linguaggio universale che attraversa i mari di tutto il mondo e ci mette in collegamento con qualsiasi tipo di realtà territoriale. Questo è l'insegnamento che dobbiamo dare. Io mi auguro che il presidente sta facendo un ottimo lavoro, mi auguro che la Madonnina del Berbece possa per il futuro rappresentare sempre sicuramente un momento di ricordo per le vittime del mare, un momento di protezione, di solidarietà umana a chi vive nel mare, a chi ci lavora quotidianamente, ma anche un momento di apertura, di accoglienza e di integrazione. È un momento particolare di cui c'è bisogno, di queste sensibilità, e la Madonnina del Berbece potrebbe per il futuro rappresentare anche questo. Riuscire in qualche modo a sensibilizzare tutte le istituzioni, la società civile, affinché si possa insieme avviare un procedimento che sia, un processo che sia soprattutto di integrazione. Abbiamo il privilegio di essere nati in una terra fortunata, non è stato per tutti così, e quindi secondo me dobbiamo lavorare in questo senso. Quindi grazie. Mattina intorno alle 10:30 sulla banchina antistante il circolo nautico Marina della Lombra. Ci sono delle barche messe a disposizione dal presidente dell'area marina protetta e della cooperativa Marina della Lombra per l'imbarco e per ascoltare la messa celebrata sullo scoglio. Noi speriamo, il comandante mi dava delle assicurazioni, noi abbiamo, il comandante c'è anche un filo diretto, quindi che è principale, che il tempo sia buono. Grazie a tutti e a domani. Grazie.